Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 10 maggio. 10 maggio di per sé è una data inutile, nel senso che, cioè, auguri a chi compie gli anni, chiaramente, però non credo che, mi pare che non ci siano date importanti oggi. Cioè, c'era il 5 maggio, c'era il 4 di maggio, c'era il 1 di maggio, c'era il 13 di maggio, ma il 10 maggio non mi dice nulla. E invece sì, oggi è un anno, compie un anno Nino Jersey. Cioè, nel senso, non è che compie Nino che ne ha 30. Compie Nino Jersey come youtuber un anno, chiaramente, perché un anno fa ha aperto il suo canale. Io Nino Jersey l'ho conosciuto praticamente subito, credo di averci fatto subito qualcosa, nel senso collaborazione su YouTube, chiaramente, anzi Chiaramonde. E è un personaggio molto molto interessante. Perché faccio questo video? Innanzitutto non è per accaparrarmi iscritti, perché come sapete, cioè, noi collaboriamo già per tante, tante cose, il processo e così via, quindi ormai è un amico su YouTube, non è quindi un modo per recare il culo a nessuno. Cioè, in realtà lo è, cioè, nel senso che se mi arrivano un po' di iscritti in più non è che mi fa. Però, insomma. Però lo faccio questo video perché in realtà voglio ribadire quella che è una stima verso la persona, oltre che il personaggio, visto che di personaggio c'è ben poco in realtà, perché di YouTube io apprezzo coloro che sono persona e personaggio insieme, cioè non che distinguono la persona che è un modo e il personaggio che è in un altro. Ecco, quelli non li seguo mai perché secondo me sono falsi sostanzialmente, la falsità, per quanto YouTube sia appunto una piattaforma, non sia la realtà, quello che volete. Però a me non piace, quindi è così. Nino Jersey, in arte Gaetano, anzi è il contrario in realtà, è un personaggio esemplare, che su YouTube sicuramente ha fatto molto successo finora, tanto che mi ha superato nella metà del tempo in cui, cioè nel senso lui è già a quasi 4.000, io sono neanche a 2.000, quindi ragazzi effettivamente qualcosa di buono l'ha fatto, anche più di me evidentemente. È però un YouTuber che secondo me, e per questo voglio fare questo video e ribadire la mia stima, è stato nel suo piccolo, perché ancora possiamo parlare di dimensioni piccole, visto che come sappiamo su YouTube le dimensioni grandi sono molto di più, anche se per quanto riguarda i vlogger calcistici già avere 4.000 iscritti è un medio alto, diciamo così. Nel suo piccolo ha in qualche modo cambiato e fatto del bene YouTube, e vi dico il perché. Sul cambiato ho semplicemente una mia idea. Io ho iniziato a fare YouTube nel 2015. Quando al tempo c'erano, per quanto riguarda l'ambito Juve, togliendo Sacco, che la mia stima è praticamente niente da zero, tre youtuber. Erano Kinoshi, che era già quello più in alto, Gabbo il Gobbo, che al tempo era secondo per iscritti, che saluto Gabriele, e infine Daniel Gogliobobbo, che attualmente fa ancora quello che fa. Come sappiamo, Kinoshi è quello che è andato più in alto, e loro tre a ruota, poi ovviamente il povero Gabbo ha lasciato YouTube, ma questo è un discorso. E al tempo quindi vedevo loro un po' come punto di riferimento e più o meno per quanto fossero molto diversi, perché Dani ha un modo tutto suo di fare e Gabbo ha ancora tutto suo e Kinoshi ancora tutto suo, quindi praticamente sono tre separati personaggi. Io ho sempre detto che ho iniziato a seguire molto di più Kinoshi, un po' per il discorso dei numeri, quindi era quello più facile da raggiungere, e Gabbo che mi faceva morire da ridere. Gabbo era una mezza vetra al Dani, quindi la parte più impetuosa e l'ironia di Kinoshi, quindi diciamo che era un bel ibrido. Bello solo su YouTube perché è brutto come la morte, saluto ancora Gabriele. Però quando poi ho conosciuto appunto Nino, a distanza di qualche anno, appunto di 2 anni, ho trovato in lui qualcosa di rivoluzionario. Nino ha saputo mettere quella che è l'ironia che mi piace molto, cioè nel senso che poi i video per quanto siano interessanti devono essere anche secondo me belli da sentire, cosa che io parzialmente non ho questa cosa, e forse è anche questo il merito, cioè il punto di forza del suo successo in così poco tempo. E mettere insieme l'ironia, quindi la simpatia, l'umorismo in un video a quello che è la serietà degli argomenti che si porta, perché di calcio si può parlare in tanti modi, l'importante è che parlarne nei toni, nei modi giusti, che non vuol dire non scherzare sul calcio, non di scherzare sul calcio in modo da non offendere nessuno, utilizzando l'ironia, ma parlando comunque seriamente di un argomento che per quanto sia popolare è pur sempre un argomento da affrontare. Io personalmente affronto tutti gli argomenti, che sia parlare della lunghezza di questo cavo ha appunto i massimi sistemi del mondo nello stesso modo, cioè ragionando. Poi ovviamente si può scherzare, ma sempre con quel pizzico di cervello che dovrebbe essere collegato a tutto quanto. E quindi ho visto in lui qualcosa di rivoluzionario, perché ha veramente fatto uno step, un salto in avanti rispetto a quello che era già il modo di fare YouTube, prendo spunto da Kinoshi, che è quello più rappresentativo. E l'ha fatto portare di nuovi contenuti, contenuti molto innovativi come tipologia, l'editing, una cosa che mi piace molto, e ha abbinato, secondo me, la qualità e la quantità, cosa non facile, perché talvolta più quantità vuol dire meno qualità. Diciamo che è un assioma ormai, nel senso che anche noi, ovviamente molti di noi, anch'io, talvolta quando ne ho tempo, porto un video al giorno. Perché poi adesso tra l'altro ho messo le visualizzazioni YouTube sul fatto delle visualizzazioni per monetizzare e così via. Pertanto talvolta è necessario portare qualcosa di più.
Io me la sono un po' cavata con YouTuber Steam che mi occupa perlomeno un giorno, poi togliamo uno dei partiti alla settimana, sono già 3 giorni su 7 occupati con cose extra, però gli altri 4 in qualche modo riempirli. Non sempre ti va bene, ovviamente, che c'è l'argomento bomba sul quale parlare, già tipo Allegri esonerato dentro un altro. Ecco, se succedesse una cosa del genere, chiaro che ne parli e riempi un punto. Però talvolta alcuni, molti di noi YouTuber in generale, portano in modo forzato argomenti per monetizzare e basta. E lo sanno loro e chi lo nega è stupido, anche noi nel nostro piccolo lo facciamo così, però ovviamente bisogna anche saper calibrare le cose in modo da non risultare ripetitivi, noiosi e in malafede, sostanzialmente. Nino invece, tra i pochi che secondo me ha avuto la possibilità, anzi la possibilità, in realtà la forza di mettere insieme qualità e quantità, ha un po' rotto quello che è un assioma, secondo me abbastanza palese, cioè meno quantità più qualità e viceversa. Lui è riuscito a mettere insieme, perché pur portando un video al giorno, e credo che un video al giorno sia il limite oltre il quale poi si cade un po' nella banalità, perché gli argomenti poi finiscono, è riuscito veramente a portare qualità in ogni video pur mantenendo una quantità importante su tutti i punti di vista. Quindi chiaramente la cosa mi ha veramente molto, molto affascinato di Nino, e lui veramente ha fatto uno step in avanti, perché ha migliorato, secondo me, il tipologia di YouTuber che sono quelli come Kinoshi, ad esempio, ha migliorato la tipologia come Dani, che comunque affronta argomenti proprio legati proprio al calcio in modo anche più viscerale, più pietoso. Ha migliorato, secondo me, tutti un po' noi, e non è per screditare gli altri, ha scritto anche me in questo modo, ma semplicemente perché, secondo me, è così. Io faccio questo video per fare le congratulazioni a lui, i complimenti a lui, ma non è che lo faccio per tutti quanti, al massimo ci dedico un post, perché credo veramente che quello che Nino ha fatto in questo anno sia tantissimo. E credo che abbia fatto meglio di tutti noi altri, anche tra i miei amici e colleghi di YouTube. Non me ne vogliano, ma è un pensiero che io dico molto apertamente, ma lo sanno già, visto che a Nino ho già espresso sulla mia preferenza su chi è quello mio preferito e così via. Quindi, veramente, voglio fare i complimenti a Nino per questo anno, per i risultati che ha raggiunto in questo anno, perché la cosa più importante, comunque, alla fin fine, è rimanere se stessi, e lui ci è riuscito. Ci è riuscito pur facendo molto successo in questo anno, pur portandosi, anche se lui è sempre molto scettico e forse anche troppo buono nelle parole che ha per gli altri, e sono sincero, le sue parole talvolta, però è anche troppo a volte, visto che comunque lui sta dando un po' di cacca un po' a tutti noi, per tasso di crescita, lui e Colpo Gobbo sono quelli che veramente in questo periodo stanno crescendo, contando che comunque sì, Dani e Kim, gli altri hanno molti numeri più grandi, ma hanno anche più tempo alle spalle. Quindi quello che stanno facendo con questi personaggi è veramente molto esemplare, e Manino, secondo me, su tutti sta facendo una cosa strabiliante, perché poi lui con l'editing, con le miniature, con i video, anche le caricatine, che poi in realtà sono il condimento di quelli che sono i suoi video, veramente sta facendo una cosa molto bella. Quindi complimenti Nino per il traguardo, prescindendo dai numeri e tutto quanto. Ribadisco la mia stima, una cosa mai appurata, perché comunque è reciproca, questo lo so benissimo. E niente, ci vediamo al prossimo anno, cioè fra un anno, sperando che tu non mi abbia decuplicato, perché l'andazzo sembrerebbe quello. Forza Juve, forza Nino, e forza anche tutti i miei amici, che magari sono finiti offesi, non era quello il mio intento, visto che ho fatto una palese preferenza nei confronti di una persona piuttosto che un'altra. Ma se ci pensate bene, era solo un discorso per mettere le cose in chiaro e senza insultare nessuno, cioè poi ovviamente se qualcuno si trova insultato, che ci posso fare? Io sono quello più piccolo, quindi che cacchio. Ciao. Ah, che palle, sto stronzo maledetto che mi ruba gli iscritti, vaffanculo, io sono ancora neanche a 1800 e sto qua già a 4000.